Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo le 5 migliori ciaspole che si possono acquistare in commercio. Le analizzeremo sia per le loro caratteristiche, ma soprattutto anche per il prezzo a cui sono vendute. Iniziamo subito dal modello più economico che vi vado a consigliare, ovvero le Ferrino Pinter Special. Parliamo di una ciaspola che sul mercato si trova a 75-80 euro. È indicata per andare a fare dei sentieri abbastanza semplici, niente traversi perché la ramponatura inferiore è abbastanza piccola, è abbastanza basic. Ha comunque un'ottima struttura, un telaio molto stretto che ci aiuta nella camminata e non ci farà stancare. Indicata particolarmente per i principianti. Ha tutta una funzione di alzatacco sulla parte posteriore veramente ottima perché ci permette sia di fermare la basculazione che di utilizzarlo come alzatacco, quindi una dotazione completa. La piastra è regolabile per tutti i numeri dal 36 al 48. In generale una ciaspola molto semplice, veramente indicata per persone principianti, alle prime armi, ma soprattutto anche persone abbastanza magre, perché parliamo di una ciaspola che se pesiamo da 70 kg in su, ecco, la galleggiabilità non è proprio ottima. Al secondo posto, aumentando il prezzo, stando su un budget sui 100 euro, troviamo le Ferrino Castor Special. Hanno un telaio decisamente più grosso rispetto a quelli che abbiamo visto prima, quindi vanno bene anche per persone molto più grosse che vanno anche sopra i 100 kg. Abbiamo un telaio che ci garantisce una miglior galleggiabilità, soprattutto anche una miglior stabilità sui traversi, e questo è dato anche dalla ramponatura inferiore migliore rispetto alle Pinter che abbiamo visto prima. Dal punto di vista dell'alzatacco anche lei è una dotazione abbastanza completa, è un pochino più durino da azionare, però comunque molto completa. E il blocco piastra è lo stesso, quindi possiamo andare a regolare in lunghezza in base al nostro numero del piede. Queste sono sicuramente consigliate per persone, come dicevo, più pesanti, persone che vogliono andare a fare anche qualche traverso un pochino più complicato, ma sempre fermo restando che i percorsi più semplici sono quelli che preferisce. Al terzo posto troviamo le TSL 305-325 ROC. Sono, secondo me, le migliori ciaspole per rapporto qualità-prezzo. Con queste ciaspole potrete farci praticamente tutto. Potrete andare a fare dai sentieri più semplici ai sentieri più complicati. Questo grazie alla ramponatura inferiore, che oltre ad essere la classica ramponatura che troviamo su tanti altri modelli 325, ha anche delle piastre laterali in acciaio che le garantiscono veramente un grip eccezionale. Queste piastre all'occorrenza si possono anche togliere se non dovessimo averne bisogno, ma a livello di grip questa è quella con il miglior rapporto qualità-prezzo. Nella parte superiore troviamo anche qua un alzatacco completo, facilmente azionabile, un blocco piastra, anche lui che va bene per tutti i numeri, tutto il resto della ciaspola poi è completamente sostituibile come il resto delle ciaspole che vedremo di TSL. Lei è particolarmente consigliata veramente per tutti gli usi, da quelli più semplici a quelli più complicati e dalle persone più magre alle persone più grosse. Questo perché appunto troviamo la serie 305, 325, 345 che sono pensate apposta in base al nostro peso. Al quarto posto, salendo ancora di prezzo, attorno ai 170 euro, troviamo le TSL Symbio Hyperflex. Queste sono ciaspole che hanno una caratteristica che hanno solo loro in commercio, ovvero sono ciaspole completamente flessibili. Questo ci garantisce davvero un'ottima camminabilità quando andiamo a fare delle escursioni per tante ore. Per intenderci, questa ciaspola è consigliata per chi magari fa escursioni con le ciaspole anche di 10-12 ore. Ha una ramponatura inferiore abbastanza semplice, ma comunque con una buona rampone anteriore. Ha la funzione di alzatacco posteriore, ma non c'è il fermo della basculazione della ciaspola. Ha un ottimo pad in tessuto per andare a chiudere il nostro piede e anche lei è regolabile in base alla lunghezza del nostro piede. Non esistono delle taglie, quindi lei ha taglia unica e questo vuol dire che se siete più magri sicuramente galleggerete di più, se siete un pochino più grossi galleggerete meno. Ma se vi piace fare delle escursioni per tantissime ore e state cercando una ciaspola veramente comoda, lei non ha eguali. E infine al quinto posto, sui 200 euro, troviamo quelle che sono le ciaspole secondo me migliori sul mercato, quelle che davvero hanno il miglior grip e le migliori performance, ovvero le TSL Highlander. Hanno una ramponatura inferiore veramente fantastica, un grip che tante altre ciaspole non hanno,
con lei possiamo andare a fare dai traversi più complicati fino alle uscite anche ad alta quota, quindi veramente una ramponatura eccezionale. È una ciaspola con un telaio bello grosso per garantirgli un'ottima galleggiabilità, qui se pesiamo anche sopra i 100 kg non sarà un problema. È presente poi naturalmente un alzatacco nella parte posteriore, non è presente l'affermo di basculazione della ciaspola. Esistono diversi attacchi, dalla Just più semplice a questo Instinct col boa, in base a quello che più vi piace, ma sicuramente se state cercando la ciaspola con cui andare a fare trekking veramente impegnativi, traversi molto esposti, anche con forte pendenza o ciaspolate ad alta quota, non ci sono ciaspole migliori di queste TSL Highlander. Detto ciò ragazzi, voi fatemi sapere qua sotto nei commenti quale ciaspola preferite e quale ciaspola utilizzate di solito. Io nella speranza sia stato esauriente esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!